Ciao ragazzi, per ricominciare il video voglio salutare quattro persone su Instagram, ovvero GTA 5 Official, Andrea Albanesi, Pancia e Matte 3000. Tutti gli altri sono comparsi nel video, quindi se volete comparire anche voi nel video o essere salutati, seguitemi su Instagram che lascio il link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Clash Royale sul canale. Oggi andremo a fare innanzitutto uno spacchettamento molto importante per il canale. Andremo a leggere anche un paio di modifiche che hanno portato nell'ultimo aggiornamento di Clash Royale. Allora, innanzitutto vediamo un attimo cosa hanno apportato qua. Arriva il primo evento sfida speciale della Coppa del Re, sì, 4 nuove carte. Tornado, dall'11 novembre disponibile, ogni 2 settimane verrà rilasciata un'altra nuova carta, perfetto. Nelle battaglie amichevoli bilanciamento, hanno bilanciato un paio di cose, perfetto. Noi andremo ad aprire subitissimo il nostro baule maggio, vediamo cosa possiamo trovare, magari troviamo qua leggendario, mi viene detto River, davvero. Il cannone e il cavaliere, nulla di che. Ne abbiamo un altro, osta, bene. Oro, molto comodo. Sgarri, moschettiere, attenzione, legge. Il principe, non male. Adesso vedete cosa ho qui? Non l'ho shoppato, l'ho vinto quando era 2 giorni fa e l'ho tenuto per il video. Andiamo, apriamo il baule magico, vediamo cosa possiamo trovare. 375 di oro, molto bene. Lo stregone, uno proprio, si sono sprecati. Il cannone, una merda. Lord of the Sgarri, una merda. Il goblin, una merda. Il domatore, la fornace. E vaffanculo il pack. Che però possiamo migliorare, che non uso mai. Vaffanculo, taci, loro mai una leggendaria, ormai. Miglioriamo il pack a livello 2. Ho sbloccato l'estrattore, che però mi sembra che l'abbiano aumentato di un livello di costo di risio. Infatti adesso mi sa che era C, prima era 5, adesso è 6. Fatto sta che adesso devo vedere nelle migliorie, ho trovato il mazzo, il draghetto infernale. Cioè che ho trovato, l'ho shoppato perché ho detto non ce la faccio più, voglio una leggendaria pure io, porco d***. E ho preso la leggendaria. Ho trovato il baule, il drago infernale, che è molto buono. In questo episodio giocheremo per il baule della corona, ovviamente. La serie è ancora attiva, quella riguardante i vostri deck, i vostri mazzi da consigliarmi. Quindi, solo che oggi voglio rilassarmi e voglio fare una partita easy, diciamo semplice, si spera. Puttana galera, oh, quanta roba ha piazzato sto cazzone. Una partita, un episodio molto tranquillo, provando anche il drago infernale. Vedere un po' com'è. Cioè, ci ho già giocato. Io di solito il drago infernale lo butto buttando il drago o qualcosa con cui possa tankare, in questo caso o il draghetto o il gigante. E poi dietro il drago infernale che fa un danno della Madonna. Comunque sia, oggi andremo a giocare soprattutto per il fatto di sbloccare il baule della corona. Perché io voglio il baule della corona. Cioè, ne ho 2 di 10. Proveremo a fare giusto il baule della corona. Vedere se magari troviamo una leggendaria lì. Cosa che non penso sia possibile, ma noi ci crediamo comunque col cuore. Noi ci crediamo col cuore. Signori, cazzo è questo coso? Oh, fratmo, cos'è? Vabbè, sì, ma cazzo, se sei stronzo. Sì, due principi. Mi prendi per il culo, Dio Calimero. Bene, partiamo. Che cazzo ridi, figlio di puttana, che se te vanno a trovare, ti mando i negri sotto casa. Ti mando. Che cazzo ridi? Si potrebbero tipo messaggi tipo porca madonna, tipo fottiti, coglione di merda, esplori, tua madre deve morire. Non no, perché? Bella giocata, buona fortuna. Ma che cazzo di messaggi sono? Siamo contro un cinese. Ok, lui ha buttato il domatore lì, molto easy. Allora lui butta lo stregone lì e io butto tutto di qua. Allora scusate, cioè se dobbiamo giocare ignoranti, giochiamo ignoranti. Allora come si deve? Sì, sei proprio un figlio di puttana, mi dicono. Butta giù quella torre, drago infernale. Dai. La cosa bella del drago infernale è che fa danno continuativo, nel senso come la torre inferno. Nel senso che lui parte da tipo un tot di danno fino ad aumentare ogni volta che colpisce. Questa cosa è molto buona. Molto buona. Sti sgherri che palle. Quando mi cazzarola mi tolgono il tutto possibile per tankare con quel cazzo di drago infernale, è una cosa assurda. Allora, tu ti butti il domatore, io ti butto il gigante. Che no, che stronzata faccio. Che stronzata faccio. Sì, alle. Vai, bombarolo, fai fuori quei cazzo di scheletri. Vai, che ha sputtanato 4 di lisi. Sì, buttaci anche la furia. Bravo, coglione, io ti butto il drago infernale. E ti butto il drago infernale. Ed soltanto va giù il drago infernale. C'è cioè, una vita che fa veramente schifo. Fa veramente schifo la vita del drago infernale. Moschettiere a combattere contro il drago nemico. Molto bene. Aiuto. Non ce la fai a buttarmelo giù, stronzo. Ok, lui ha fatto più o meno tutto lo stesso. Più o meno lo stesso danno a tutte e due le torri. Molto bene, devo dire. Allora, noi innanzitutto buttiamo. Dai, goblin. Ok, draghetto infernale. Da solo lo voglio. Buttalo giù. Ok.
Ok, madonna mia, infarti, cazzo, infarti, cazzo, infarti. Boom! Due stelle, bene così, attaccare le peggio cose. No, attaccare il cazzo, adesso mi butto gli stregoni che veramente sono. Aia! No, 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 nose. Oh, nose! Oh, nose! Oh, porca troia. Mo che cazzo faccio? Eh sì, allè! Una va giù, devo riuscire a non far andare giù l'altra. Stronzo infame di merda che non sei altro. E anche l'arco X. E poi cosa vuoi, tua madre ubriaca? No, dimmelo, cazzo, dimmelo. Cosa vuoi di più? Cosa vuoi anche? Butta il drago infernale in difesa e vaffanculo tutto. Chiudiamo qua. Perfetto, due stelle, succhiami il cazzo, stronzo. Due stelle, due corone. Io sono abituato con Clash, due stelle. Bene così, baule ovviamente argento. Perché tanto ormai abbiamo trovato il magico. Chissà quando cazzo, fra quante ere lo ritroveremo un baule super magico, un baule magico. Mai, mai più, più. Siamo contro un livello 7 Bloody Monster. No, Bloody dovrebbe essere Bloody. Ok, non abbiamo il draghetto infernale, però abbiamo subito un bel gigante che possiamo metterlo a tankare insieme a un drago. Un drago, il drago. Il drago, se usato bene, potrebbe essere forte. Ecco. Per l'appunto, un pecca di livello 2. Un pecca di livello 2. E io cosa devo fare così? Cosa devo farci con questa cosa? Cosa? No, stregone, no. Ok. Adesso il pecca va giù come la merda. Adesso il pecca va giù come la merda. Guarda, pecca che non arriva neanche lì. Manzo, volevi fottermi col tuo pecca nel cazzo? Hai sprecato 7 di elisir per niente. Perché io c'ho il drago infernale che ti butta giù il pecca peggio di, guarda, Avril Lavigne. E pure il golem. Ma le. Quanto ti costa il golem? 714 di elisir? È ovvio che ci butta dietro la strega, ma è naturale. Butta giù sto cazzo di golem. Che poi ti ci sono i golemiti. Oddio! Draco Malfoy. Ok, Draco Malfoy desiderato la cassa 4. Sto delirando, signori. Guarda quel draghetto come va bene. Guarda. Drago infernale lì a combaciare col drago. Giusto per fare un paio di. Mi usi 6 di elisir per un cazzo di drago di merda? Ma tu sei fulminato in culo, cazzo. Mamma, guarda, a me va bene così perché ti butto giù anche la seconda torre. Se riesci a caricarmi in fretta il domatore, ti butto giù forse anche quella centrale. Ha un mazzo che secondo me è più lento di così. Non può essere il suo perché è veramente gol. Pecca, ci manca solo che ti butti lo scheletro gigante e siamo più che a posto, signori. Ok, dai, forse riusciamo a vincerla questa. Ok, lui ci ha messo giù l'estrattore, ma a me non me ne frega niente perché io te la butto giù quella torre, te la butto giù, cazzo. Devi, prima che arrivi al principe, prima che arrivi al principe, prima che arrivi al principe, aiuto! Boom, 3 stelle, guarda il principe che era lì così. Cosa faccio? Perfetto, 3 stelle, facili, facili. Paura d'oro, molto bene, sai che forse riusciamo a gemmarlo? No. Siamo a 8 corone, ne mancano 2, ne mancano 2. Benissimo! Un livello 5. Non è detto che i livelli 5 siano più scarsi di livelli 7 e 8, Io ci ho perso, ecco. Soprattutto perché sono di questo calibro qua, stronzi proprio. Stronzi che non siete altro. Ok, lui ha sputato subito 5, io ho usato 9. Cazzarola, sta torre bombardiera, una rottura dei coglioni che guarda, non te lo sto nemmeno a dire. Ok, molto molto bene. Ho usato un bordello di elisir. Ma quanto elisir hai a disposizione? Scusa, cos'è? Un deposito di elisir personale? Mi mancano 2 stelle. Io so già che in questa partita non ne farò una. Non lo so, ho questo presentimento, signori. E quando mi sento presentimento è così. Il domatore, se riuscisse a buttare giù quella torre, mi farebbe un grandissimo piacere, domatore, ti prego. Grande così, grandissimo, bravissimo. Mettiamo il moschettiere subito a parare quel cavolo di drago che mi sembra molto molto minaccioso, soprattutto con quella lingua. Zappiamo un attimo la torre bombardiera, cazzarola, cazzarola. Eh sì, no, contro i goblin lancieri va giù facile, va giù facile. Te botto de bombarolo, te botto de bombarolo. Ok, domatore tattico, proprio il porco che va. Merda il principe, merda il principe, merda il principe, merda il principe. Cazzarola, vaffanculo, fate fuori quel maiale. Bene, così, beh, ho 500 di danni nella sua torre. Vorrei anche dire, signori, vorrei anche dire. Ok, subito il moschettiere qua a parare il culo a quel drago. Cavolo, poi vediamo se riusciamo a buttare giù quel cavolo di torre. Magari buttando giù un boom, aspettando la combinazione gigante. No, perché gigante no, col cazzo, mi butta giù con gli scheletrini, quel pezzo di merda. Lo so già, io lo so già. Quindi noi buttiamo giù un drago infernale con gli scheletrini. Zoom, zappiamoli tutti, vaffanculo. Dai. No! No, sei saltato 2 di vita! Cosa vuol dire? Adesso te la butto giù con la zappa. No, non ci credo, 6 di vita, non ci credo, ragazzi. No, dai, raga, dai. Mi prendete per il culo, mi prendete.
Mi prendete per il culo! Devo usare il bombarolo così c'ho la zappa subito. Dai la zappa subito, vaffanculo, vai! Vai a fanculo! Mamma mia, se non riuscivo a buttare giù quella torre. Oddio mio, che sudata! Che sudata! Apriamo il baule della corona e vediamo se magari troviamo leggendaria. Boh, non lo so. Gemme, siamo a 13 scheletri, ok. La scarica. Cazzo, la Valchiria e una leggenda, un'epica, l'arco X. Un leggendario non arriverà mai, 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 mai. Signori, io vi ringrazio per la visione, vi ringrazio tantissimo per tutto il supporto che mi date in ogni video. E vi ricordo anche se volete essere salutati o essere solo fatti vedere nel video, prima del video, vi ricordo di seguirmi su Instagram che lascio il link in descrizione, molto importante, magari se volete fare i cazzi miei su cosa faccio durante il giorno su Instagram e cavoli vari. Vi ricordo anche di seguire la pagina Facebook perché in ogni caso se non pubblicassi qualcosa c'è sempre la pagina Facebook che vi avvisa. Dallo scuola dopo tutto, ci si vede al prossimo video. Ciao ragazzi!